Ciao a tutti amici di xmardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il nuovo mouse da gaming della Tesoro. Parliamo del Tesoro Shrike V2, che si differenzia dalle versioni Black e dalla versione V1 per nuove colorazioni, come possiamo vedere da questa immagine illustrativa presente sulla confezione, e dal nuovo sensore Avagono 1800 che ci permetterà di portare i DPI fino ad un massimo di 8200, come riportatoci da questo logo sempre sulla confezione. Nel retro della stessa troviamo le caratteristiche tecniche del prodotto, riportateci in varie lingue tra cui anche l'italiano, mentre ai lati troviamo il bundle e le specifiche tecniche dello stesso. All'interno della confezione troviamo dunque un opuscolo con tutti i prodotti di Tesoro, quali mouse, mousepad, anche un case e ovviamente le tastiere, un manuale utente ed un piccolo cofanetto con all'interno dei pesetti. Troviamo all'interno tre pesetti da 10 grammi ed uno da 5 grammi. Questi ci permetteranno di customizzare il peso totale del mouse stesso. Ed infine troviamo il mouse. Come possiamo vedere, il design rimane invariato, cambia soltanto i nuovi colori e il nuovo sensore. La superficie superiore è in plastica, non è soft touch, non è trattata in altro modo. Troviamo un tasto per cambiare on the fly i DPI, una classica rotella scroll di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma per migliorare il grip. Due tasti superiori che potranno essere assegnati a qualunque funzionalità che potremo personalizzare tramite software di gestione, mentre spostandoci nel lato sinistro troviamo una superficie gommata che ci aiuterà a migliorare il grip sul mouse stesso, due classici pulsanti avanti e indietro, o comunque potremo personalizzarli come vorremo, mentre nel lato destro troviamo semplicemente questa finitura lucida sempre in plastica che era presente anche nel lato sinistro e la superficie gommata che migliora sempre il grip. Nel retro del mouse troviamo il sensore Avago 9800 che ci permetterà di passare da 800 a 8200 dpi su 5 livelli di dpi di step. Troviamo i mousefit che ci permetteranno di aumentare la scorrevolezza del mouse sul mousepad. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto ed il connettore è placcato in oro. Inoltre, come abbiamo detto, abbiamo la possibilità di customizzare il peso del mouse grazie a questo piccolo scomparto che ci permetterà di inserire all'interno i pesi che abbiamo visto prima nel cofanetto. Richiudiamo un attimo questo vano. Un attimo, eccoci qui. E niente, con questo è tutto. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.xmardware.com. Un saluto a tutto lo staff.